Ci troviamo nello studio dell'architetto Elena Paci. Ciao Elena! Ciao Sabrina! Ciao, cosa stai facendo? Sto facendo, guarda, una revisione di un progetto piuttosto nuovo, piuttosto complesso, perché è in una posizione molto privilegiata in Novara, ma abbiamo dei vincoli ambientali, storici, così, e quindi sto cercando di mettere insieme ancora un paio di cose per presentare poi la pratica definitiva, insomma. Elena, tu riesci a trovare sempre la soluzione perfetta per ogni progetto sia di esterni, di architetture, ma sia anche di interior design e anche di arte, ma lo racconteremo dopo. E allora spiegaci, da cosa nasce questa tua passione che si è trasformata in un lavoro con dei risultati eccellenti? Ma questa, la passione per l'arte in genere mi ha sempre contraddistinto, cioè sono proprio partita da una passione in realtà per l'arte, non tanto per l'architettura, poi quella è nata dopo. Arredare le case, lo facevo già da bambina, ero sempre a casa che smontavo, spostavo i divani, spostavo delle cose, le cambiavo posizione, disegnavo, così. E poi, vabbè, poi ho scelto di prendere questa strada di iscrivermi all'università, alla facoltà di architettura, al Politecnico. E ho fatto poi l'indirizzo di design, anche se poi la laurea magistrale ai tempi comprendeva un po' tutto, no? Quindi il design era proprio una serie di esami terminali, ecco. E niente, quindi dopo la laurea ho cominciato a lavorare, ecco, ho avuto la mia grande fortuna, è stata quella di fare subito un'esperienza all'estero, perché io ho fatto diversi anni a lavorare proprio su mercati, tra l'altro oggi super in voga, ma ai tempi quando ho cominciato lavoravo nei paesi arabi, quindi era anche un ambiente molto particolare dove lavorare, così però veniva già subito, già dai tempi, veramente valorizzato il nostro Made in Italy. Poi sono arrivati anche tutti gli altri designer, architetti importanti, anche europei, però all'inizio gli italiani la lavoravamo fortissimo, quindi proprio il mio inizio è stato proprio lavorando con quel tipo di clientela lì. Ti occupi di firmare dei progetti veramente importanti e in tutti i tuoi progetti c'è una sorta di firma, cioè si riconosce che sono i tuoi. Allora svelaci un po' qual è il segreto di questo riuscire ad accontentare, soddisfare le esigenze del cliente, ma comunque far percepire che c'è dietro uno studio che è il tuo. Allora, questo è un obiettivo che cerco di raggiungere in ogni progetto, cioè alla base si deve proprio creare la fiducia con il cliente. Perché? La fiducia perché, allora, una casa chiaramente va personalizzata, io non amo le cose stereotipate e comunque è un luogo dove deve raccontare poi la vita e le emozioni di chi ci vive, quindi la cosa proprio che in assoluto tengo di più è capire proprio all'inizio le aspettative che il cliente ha, cosa si aspetta, come è abituato a vivere, cioè una sorta di intervista. Credo che sia proprio il passaggio fondamentale, al di là poi di definire anche i budget, perché purtroppo anche quello poi ha un valore, nel senso che bisogna dare giusto peso poi anche che ogni scelta abbia poi una sua corrispondenza di possibilità di farlo, insomma, no? Ecco, però la cosa proprio principale è l'intervista e quello che uno si aspetta. E da lì poi cucio, proprio costruisco una situazione tailor made, cioè proprio su misura, perché ogni casa deve rappresentarti. Cioè una cosa che non sopporto è che tu vai in una casa, vedi una bella cosa, ah, chi te l'ha fatta l'architetto, dammi il nome, vengono qui, mi dice voglio la casa uguale come ho visto là. No, non lo faccio. È vero che c'è un segno che mi contraddistingue, perché io ho proprio un amore sviscerato per il dettaglio, quindi la cura, forse qualche volta dovrei anche limitarmi un po', nel senso di, poi purtroppo i lavori magari si prolungano anche, però alla fine dove c'è stata la ricerca del dettaglio, la cura del dettaglio, la cura della personalizzazione, niente è dato al caso, allora lì si percepisce veramente un lavoro diverso. E è in quel momento lì che ti dicono che i soldi meglio spesi sono quelli che sono stati dati a me, all'architetto. Vabbè, e questa è una bella soddisfazione. Sì. Cioè io entro in un posto e ho una visione subito, ma anche una visione anche quasi sempre
cioè che stravolge completamente quello che uno aveva in mente, perché sì. Quando io mi chiamano, no? Comunque hanno già un'aspettativa, un'idea, sono già magari messi lì, sono tutti architetti, quindi disegnano, stampano, scrivono, così. E io entro e mi dico, allora architetto, guardi, vorremmo aprire quella parete lì, tirare giù quella lì, fare la sala qui e andare di là. Io ci penso su un minuto e poi mi viene subito quell'illuminazione che stravolge completamente i loro piani. L'immagine. E allora cerco di essere diplomatica e di non dirlo subito, no? Perché sennò li spaventi. Allora piano, 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 poi alla fine cerco sempre di fare una cosa, perdo un po' più di tempo, no? Quindi di fare una proposta progettuale che accontenta le aspettative del cliente, perché lui è protagonista di casa sua, quindi se l'ha pensata così gli devi dare la soddisfazione di farglielo vedere come sì. Lui l'ha pensata, no? E poi però faccio sempre la proposta progettuale, quella che invece credo che sia veramente rivoluzionaria, che dà quel plus che per quello che chiamano un architetto. E quando poi vedono il confronto, allora lì veramente capiscono la differenza e apprezzano anche di più il risultato, sì. Perché se non vedono materializzata la loro idea, no? Non capiscono che la tua ha un qualche cosa in più, no? Senza nulla togliere. Certo. E lì proprio dicono, ah cavolo, ma questo non ci eravamo proprio arrivati, perché qualche volta ti dicono, apro lì che gli faccio la cucina, io invece la cucina gliela metto tutta da un'altra parte della casa. E allora questa cosa dà soddisfazione a entrambi ed è lì proprio che quasi sempre nasce la fiducia, quando gli fai vedere che sei riuscito a fare qualche cosa di diverso da quello che loro avrebbero fatto, si aspettavano, che vada oltre le loro aspettative. Sì, questa è sempre una cosa abbastanza bella. Poi con tutta quella che è la tecnologia oggi 3D, dove io ho investito tantissimo, perché purtroppo un cliente, tu fai vedere questa cosa statica in pianta, dici sì vabbè è bella, però con la tecnologia che abbiamo oggi, no? Dove praticamente io posso fare, adesso qui è un lavoro un po' lungo, non lo possiamo fare just in time così, però riusciamo a girare completamente nella casa, entrare, andare dentro negli ambienti, vedere, cambiare i materiali, proprio in un rendering interattivo, adesso questo è soltanto un volumetrico, no? Allora capisci che anche l'investimento che uno deve fare diventa un pochino più percepibile, no? Certo. E stessa cosa è sui 3D, adesso la cosa che andremo a visitare, che mi farebbe piacere farvi vedere una realizzazione, dove da lì veramente bisognava essere un po' visionari a pensare a quello che poteva venire. E grazie all'ausilio di questi strumenti in 3D, prefigurazione architettonica, cioè il cliente fin dall'inizio ha detto sarà lunga, sarà ardua, sarà dispendiosa, ma ha visto subito cosa poteva capitare e allora questa cosa aiuta tantissimo a dare proprio anche l'entusiasmo per partire qualche volta su dei progetti molto ambiziosi. È chiaro che quando devo soltanto rinnovare un bagno, no, ti si apre il cuore perché dici oh guarda che bella cosa che può venire, però è meno impegnativo di invece fare quello che ti porterò a vedere. Bene. Allora, Elena, prima di partire per questo viaggio a bordo della DS4, io vorrei far vedere questa, un'opera fatta dal nostro architetto, raccontacela. Allora, questa è un'altra mia passione, che è la pittura materica. Mi è sempre interessata la pittura materica, poi in questa particolare serie che si chiama Maglie nel pallone, che sono nate all'inizio solo con le magliette da calcio, invece poi ho fatto ad esempio questa qui, è una tela che va proprio in omaggio al grandissimo LeBron James, è una sua maglia originale. Io in pratica prendo le maglie da calcio, tendenzialmente sono tutte maglie utilizzate veramente dai calciatori, qualcuna è stata fatta un omaggio a loro, qualcuno invece sono dei regali. E poi ne faccio invece parecchie con personalizzate, quindi la maglia della squadra del cuore preferita e dietro al posto del nome del calciatore il nome del tifoso, dell'appassionato. Questi sono dei quadri, sono tutti realizzati in acrilico, le maglie hanno un processo particolare che le irrigidisce, le rende praticamente molto molto solide e poi faccio niente, a seconda dell'ispirazione della giornata eseguo un po'
qualche volta in base al colore della maglia, qualche volta completamente in contrasto, e poi ho tutta la mia tecnica, insomma, mi ha fatto veramente una Sia grande per collezione. collezionisti italiani, ma anche collezionisti, mi dicevi, di altri Sì, paesi, anche anche arabi, giusto? arabi perché abbiamo, ho un personaggio insomma molto influente in Arabia Saudita che è un appassionato, un tifoso sfegatato della Juventus e quindi per lui ho fatto tantissime di queste tele con il suo nome dietro, personalizzata. Faccio vedere una qua. Eccola. Questa qui è la maglietta con il suo nome segnato dietro e anche loro sono tutte fatte, di solito utilizzo sempre le magliette della stagione, anche perché lui le ha fatte di tutti le annate della Juve. Adesso le ho anche revisionate un po', destrutturando anche la parte anteriore della maglia che l'ho riportata poi nel quadro. Bene, allora, da un'arte a un'altra arte, perché fuori ci aspetta la DS4, partiamo per il nostro viaggio. Ciao a tutti, ci troviamo all'esterno dello studio dell'architetto Elena Paci e stiamo per partire a bordo della nuova DS4. Seguiteci, ciao! Allora, siamo in giro per Novara a bordo della nuova DS4 e stiamo andando a vedere questo loft che è stato da te riqualificato. Mi hai parlato di uno spazio che nel risultato è veramente qualcosa di straordinario. Sì, soprattutto da dove siamo partiti, perché qui siamo proprio davanti al Parco della Battaglia, che è una zona protetta a Novara. E sì, siamo partiti da quello che era un'autofficina per moto. Ecco, ce lo troviamo qui alla nostra destra. Abbiamo lasciato la configurazione, è rimasta quella che era all'origine. E adesso entriamo e vediamo. Allora, Elena, mentre stai guidando la nuova DS4, raccontaci qual è il viaggio più emozionante che hai fatto in macchina? Allora, l'ho fatto ben 2 volte lo stesso viaggio, tanto è stato emozionante che l'ho ripetuto di recente, 3 anni fa, un viaggio nell'ovest degli Stati Uniti, quasi 15.000 km in macchina, tutto in macchina, on the road, partendo da Los Angeles, quindi Los Angeles, l'Arizona, il Colorado, il New Mexico. Bellissimo, quindi tutte le riserve indiane, tutte le strade famose, Route 66, queste strade infinite, Beh, non è larghissime. come guidare per Novara, sicuramente. No, anche se bisogna stare molto attenti perché nonostante ci sono fai magari chilometri, chilometri, ore e ore senza incrociare quasi nessuno, la polizia è sempre invece super presente, quindi i limiti negli Stati Uniti sono piuttosto severi, molto peggio che Non si qua. scherza. Siamo andati a vedere questo loft che tu hai creato partendo da un capannone, da un'officina. Sì, un'officina, sì, di moto. E devo dire che quello che balza subito all'occhio è la cura dei dettagli, una cura che effettivamente si ritrova anche su quest'auto, come dicevi già. Assolutamente, tutte queste finiture sono bellissime, studiatissime, tutte queste lavorazioni che poi tra l'altro immagino siano anche di difficile realizzazione su una vettura, no? Tutti questi dettagli, questi intarsi, la pelle, l'abbinamento dei colori. Quello che stupisce di questa macchina è proprio veramente la cura del dettaglio, eh? È una macchina per gli amanti dell'arte, del design, dei dettagli come te. Le forme, la geometria, si trovano un sacco di accenni geometrici ovunque, soprattutto il diamante, il taglio diamante, piuttosto
piuttosto spigolosa. Allora Elena, mentre stiamo raggiungendo il DS Store con la nuova DS4, ci hai parlato di tantissimi progetti, dal ristorante alle abitazioni, all'hotel, ai trulli in Puglia. Allora, qual è il progetto che ti manca e che vorresti realizzare? Allora, i progetti sì, effettivamente ho lavorato in maniera versatile su tantissime situazioni, per ultimo anche nel settore della medicale, che è anche un settore piuttosto delicato, complicato, che richiede tanta attenzione. Allora, se proprio devo pensare a un progetto, tanti sfizi me li sono tolti, tanti bei progetti li ho fatti. Forse vorrei ritornare un po' alle mie origini, in cui ero specializzata nel design, nell'industrial design. Mi piacerebbe tornare un pochino indietro e creare una serie di linee, di pezzi in esclusiva che già faccio e autoproduco, ma vorrei veramente avere un pochino il tempo, perché richiede veramente bisogna dedicarsi a questa cosa, nel senso che poi c'è tutto un discorso, autoproducendosi pezzi, di fare poi anche una commercializzazione, brandizzare, marketing, cose che io ho fatto in passato, e ho questa nostalgia un po', ho nostalgia del pezzo unico, perché visto che nei miei progetti c'è sempre, io in tutte le mie ristrutturazioni c'è sempre qualche pezzo unico realizzato dai nostri artigiani, che sono fantastici, quindi quelli che fabbri, falegnami, carpentieri, vetrai, dove adesso poi si sono specializzati tutti tantissimo, quindi si può veramente usare anche con l'oggetto. Ecco, il mio sogno nel cassetto è quello di tornare alle origini del mio lavoro e sviluppare due o tre pezzi che ho in mente e commercializzarli. Vorrei tornare un po' su quel fronte lì, è che adesso purtroppo questi impegni non me lo permettono, e cercherò appena possibile di farlo, insomma. E ho anche sbagliato strada. Sì, stavo notando, sì, infatti diciamo vado di qua. La prende molto lunga. Sai dove andavo? Andavo alla probiotica. È vero, voglio, a parte che adesso devo fare anche un'altra cosa. Io facevo dei pezzi molto belli, pensa che ho disegnato dei tavoli, lavoravo per la Saporito Italia, sì, lavoravo per sì. Saporito Italia, ho disegnato un cono che si chiamava Ils, che era nel film Il principe cerca moglie. Ma dai! Ho tutta una mia linea di arredo, ce l'ho proprio, ma poi te la faccio vedere, ho fatto veramente dei bei pezzi. Soltanto che poi quello è un altro lavoro, veramente, cioè non tanto quello, cioè, poi devi star dietro, e ho lavorato in tutto il mondo, ho venduto pezzi, ho fatto dei tavoli, ho fatto delle console, dei mobili da bagno personalizzati. Adesso vorrei lavorare sull'oggetto un po' più piccolo, un po', anche perché adesso con questo mondo... Oggetto piccolo tipo cosa? Oggetto piccolo, e adesso abbiamo proprio sbagliato di nuovo, ma non si può girare. Oggetto piccolo a livello proprio di complementi d'arredo, quindi il pezzo unico, il pezzo pregiato, quindi la console, il mobile, secretaire, cioè sono tutti mobili. Ad esempio adesso in una casa che ho ristrutturato, la mia cliente aveva proprio il desiderio di fare questa zona trucco e l'abbiamo disegnata tutta, quindi l'ho progettata tutta, alla fine è venuta una sembra il mobile di Barbie, perché beh, l'abbiamo curato nei dettagli, i rivestimenti in pelle, tutta le lavorazioni in legno prestigioso, veramente bello. Mi piacerebbe di tutti i pezzi un pochino che ho messo nei progetti, di ristudiarli, perché bisogna industrializzarli poi a un certo momento, quindi riprendere quei 7-8 pezzi che ho fatto negli ultimi anni che mi piacciono e fare una piccola produzione. Bello. Sì. Anche esempio, adesso ho fatto la gioielleria in centro, al Benson. Sì. E ho fatto questo mobile dove ci sono dentro gli oggetti di pomellato, no? È bellissimo. Anche in una casa, quella lì, quella vetrinetta lì sarebbe proprio bella. Quindi anche quel pezzo lì mi piacerebbe prenderlo, estrapolarlo dal progetto e farlo diventare un tuo prodotto. Un mio prodotto, però con un po' di possibilità di personalizzazione. Quella è la cosa che
che facevo, poi però non facevo l'architetto quando facevo quello, non riuscivo a far tutto. Dovresti avere adesso una serie di collaboratori che fanno... Allora, io quando facevo il designer, vivevo praticamente, ho fatto 10 anni della mia vita a vivere nei paesi arabi, in Russia, in Qatar, sono stata 2 anni in America perché facevo quel lavoro lì, e devi viaggiare, devi girare, devi fare tutto quello che... E poi dopo, quando è nato il Lorenzino, mi sono un po', insomma, mi dispiaceva poi andare avanti a fare quella vita lì, perché non ero mai a casa, mai. E allora ho detto, no, bisogna ridimensionarsi un po', no? E il design soprattutto, cioè non puoi pensare di venderlo in Italia, le cose che facevo io erano robe assurde. Faccio vedere un mobile tutto intarsiato, dalle crepe si aprivano i cassetti, con tutte le colate d'oro dentro, le robe. E quindi poi ho cominciato, quando tutti mi chiedevano, ah, ma tu fai delle cose bellissime, dai, me. E loro, niente, mi hanno tirato dentro di nuovo a fare l'architetto, che facevo invece come secondo lavoro, e ormai è 20 anni che faccio questo. Elena, tu l'hai detto, da quando è arrivato Lorenzino, perché sei mamma, una mamma in carriera. Sono mamma. Come riesci a conciliare la vita privata con la vita lavorativa? Non la concilio, convivo, ci convivo, quando uno dice una malattia cronica cosa fai? Ci convivo, no, l'ho conciliata nel senso che cerco di arrivare sempre ovunque, qualche volta ce la faccio, qualche volta non ce la faccio, però insomma diciamo che ci sono sempre, sempre riuscita, il fatto di lavorare anche in autonomia dà anche delle grandi responsabilità ma dei grandi vantaggi tutto sommato, perché il tempo riesco a gestirmelo e uno spazio riesco sempre a trovarlo, e poi insomma ho anche un figlio intelligente e molto indipendente, e quindi non è stato così difficile, è stato più bravo lui di me. Ciao a tutti, siamo arrivati al DS Store a Novara in compagnia dell'architetto Elena Paci di Aleppo e Ilaria del DS Store. Termina qui il nostro viaggio a bordo della DS, ma continuate a seguirci. Ciao!